Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. Parola del Signore. La liturgia interrompe oggi la lettura del Vangelo di San Marco. Il Vangelo che ci fa compagnia in queste domeniche durante il tempo ordinario, in quest'anno liturgico. E nelle domeniche scorse, vi ricordate, San Marco ci aveva fatto assistere, per non dire ci ha fatto rivivere, perché se ricordate ci siamo proposti non solo di leggerlo il Vangelo, ma in un certo senso di riviverlo. Il cristiano è colui che è chiamato a vivere la vita di Cristo, per questo è un cristiano. Non siamo soltanto discepoli che imparano una lezione, che vengono a conoscere una disciplina, ma siamo dei altri Gesù. Il battesimo ci ha fatti partecipi della vita di Cristo e quindi noi come cristiani dobbiamo vivere la vita di Cristo. E quando leggiamo il Vangelo dovremmo proprio immedesimarci in quegli episodi della vita di Gesù e riportare in noi quasi quegli episodi nella nostra vita, almeno nell'insegnamento che essi contengono. Ebbene, San Marco ci aveva appunto condotti nelle domeniche scorse
a rivivere tanti episodi molto belli, commoventi alle volte, di miracoli compiuti dal Signore. E la Chiesa oggi e nelle domeniche successive, per alcune domeniche, interrompe la lettura di San Marco per farci leggere questo capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni. È un capitolo molto famoso, molto noto. Sapete che San Giovanni non ci ha riportato molti miracoli di Gesù. In tutto sono 6 miracoli che San Giovanni ci racconta. Mentre poi afferma, e l'abbiamo sentito anche in questa pagina, i segni che faceva sugli infermi. San Giovanni ci fa capire che sono stati innumerevoli i miracoli compiuti dal Signore. Ma egli ce ne ricorda 6 e tutti molto importanti, significativi per un insegnamento che il Signore ha voluto darci attraverso quei miracoli. E uno di questi miracoli è proprio la moltiplicazione dei pani, la prima, perché i Vangeli ne raccontano 2 moltiplicazioni dei pani. Questa è la prima, forse nei primi mesi della sua attività pubblica di Gesù. E San Giovanni ce la riporta perché poi ci dà una spiegazione, un significato a questo miracolo. Giovanni li chiama segni, i miracoli di Gesù. Segni vuol dire che indicano qualche cosa. E conoscere questo insegnamento, l'indicazione che c'è sotto il miracolo, è importante proprio per rivivere anche noi la vita di Cristo. Perché è importante questo miracolo? Perché il giorno dopo Gesù, abbiamo sentito che conclude la giornata col miracolo e poi si ritira tutto solo, passa la notte in preghiera. Ma, lo vedremo nelle prossime domeniche, dà ordine agli apostoli di aspettarlo dall'altra parte del lago, poi lui li raggiunge notte tempo camminando sulle acque. Ebbene, la folla lo aspetta dall'altra parte e quando Gesù sbarca e trova la gente che lo aspettava, incomincia questo discorso famoso che si chiama il discorso del pane vivo. Perché Gesù dirà alla gente: voi mi cercate perché vi ho dato un pane materiale da mangiare, mentre invece dovreste cercarmi perché io ho un altro pane da darvi, il pane vero, quello disceso dal cielo, il pane vivo. E sapete che questo è l'Eucarestia. Per questo è famoso questo discorso e questo capitolo sesto di San Giovanni, perché contiene il discorso della promessa di Gesù che ci avrebbe dato l'Eucarestia. Gli altri evangelisti non riportano questo discorso, riportano invece la istituzione dell'Eucarestia nel Giovedì Santo. San Giovanni invece non racconta l'istituzione dell'Eucarestia e ci racconta invece la promessa dell'Eucarestia contenuta in questo discorso sul pane vivo. Ebbene, noi ci fermiamo su questa prima pagina di questa domenica che ci racconta il miracolo. E tante cose si potrebbero meditare su questo miracolo di Gesù, ma noi ci fermiamo soltanto su un paio di pensieri. Innanzitutto Gesù moltiplica il pane per dar da mangiare a una folla. In un certo senso risolve il problema della fame di quella gente, il problema economico. E lo risolve in maniera portentosa, miracolosa, tanto che la gente dà una interpretazione proprio umana, terrena, ciò che invece non deve essere. Presa dall'entusiasmo dice: ah, ecco, abbiamo un re che ci risolve i problemi economici. E farebbe comodo davvero un re o un presidente di repubblica o un'autorità comunque politica che risolvesse in maniera così semplice e gratuita, poi, no? Senza spese da parte della gente, da parte del popolo, risolvesse i problemi economici. Ma non è questo il significato del miracolo di Gesù. L'abbiamo detto altre volte, Gesù non è venuto a risolvere i problemi economici.
Per questo il Signore ha usato un metodo molto naturale. Il Signore non risolve i problemi della nostra vita terrena con i miracoli. C'è un modo di risolvere i problemi della nostra vita che è quello ordinario, normale, che implica due cose. Primo, la provvidenza di Dio. È una verità stupenda, fratelli miei. Una verità che molte volte siamo tentati a metterla in dubbio. Perché? Perché vediamo intorno a noi tante situazioni difficili, tante situazioni penose, la fame nel mondo, condizioni di miseria, e non solo in giro per il mondo, ma anche qui in mezzo a noi, pur essendo in una società, la nostra occidentale, che è chiamata la società del benessere, un po' la società opulenta ormai. Voi sarete entrati certamente, io forse una volta o due, ma voi per dovere sarete entrati in qualche supermercato, in qualche grandi magazzini. E la prima impressione è quella del disorientamento, perché sono tante e tali i prodotti, la quantità di cose che vi vengono offerte, che uno si disorienta, si smarrisce. È un segno della nostra società dell'abbondanza. E se non altro basta guardare la quantità di rifiuti che dobbiamo smaltire, che sono un segno del consumismo, della nostra società dell'abbondanza. Ebbene, però anche nella nostra società, in questa società del benessere, ci sono situazioni difficili di gente che alle volte non sa come sbarcare il lunario, come si dice. Ebbene, molte volte allora ci domandiamo, ma questa provvidenza di Dio in che cosa consiste poi alla fine? Fratelli miei, la provvidenza di Dio è l'intervento di Dio nella vita dell'uomo, un intervento che garantisce agli uomini i mezzi per la propria vita e per la propria sussistenza. Sì, Dio non fa mancare i mezzi per vivere all'umanità. Ha dato alla terra la capacità di produrre sovrabbondantemente per tutta l'umanità. La terra è generosa. La terra è capace di produrre mezzi di sussistenza non solo per la quantità di persone oggi esistente sulla terra, ma per 10 umanità come la nostra. La terra ha risorse a non finire. Il problema non è da parte della provvidenza di Dio e non è dalla parte della terra. Il problema è dalla parte nostra, perché questa è la seconda cosa che è necessaria per risolvere i problemi della nostra vita, i problemi economici, i problemi della convivenza umana. Da una parte c'è la provvidenza di Dio che non viene a mancare, perché la provvidenza di Dio non è latitante. Non si tira indietro il Signore. Però il Signore ha voluto che l'uomo collaborasse con Lui, con la provvidenza. E questo è l'altro aspetto della normalità con cui dobbiamo risolvere i problemi della nostra vita. Occorre la corrispondenza dell'uomo. Dio potrebbe fare tutto Lui, ma non lo fa. Perché ci tratta da persone a rispetto, Dio, dell'uomo, a rispetto della nostra libertà, a rispetto della nostra dignità, quella dignità che ci fa immagine e somiglianza di Dio e ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato capacità, ci ha dato i suoi doni, Dio, perché noi potessimo collaborare con la sua provvidenza. E quello che manca purtroppo invece è la collaborazione dell'uomo. E se ci sono aree di grande depressione economica o aree di fame, non è perché mancano le risorse sulla terra, è perché gli uomini non sanno distribuire secondo giustizia, è perché gli uomini si lasciano prendere dall'egoismo, è perché gli uomini non sono capaci di utilizzare la propria intelligenza, la propria iniziativa, la giustizia.
E anche nelle aree di benessere come la nostra, se ci sono situazioni dolorose, difficili, non è perché manca la provvidenza. La colpa è sempre dalla parte dell'uomo. O dalla parte del singolo uomo, perché molte volte le situazioni difficili nella nostra vita ce le creiamo noi. Siamo noi che non corrispondiamo alla provvidenza di Dio. Quando un giovane, un ragazzo, non studia per prepararsi a una professione, non vuole affrontare la fatica dello studio per prepararsi a una professione, per imparare un mestiere, e poi domani si trova nella incapacità di lavorare perché non sa lavorare o magari perché non vuole. La condizione in cui viene a trovarsi non deve imputarla alla provvidenza di Dio. Non ha diritto di protestare. Dio ci ha dato intelligenza e Dio chiede che noi lavoriamo la terra. Il Signore ha detto: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra e assoggettatevela. E ha posto l'uomo sulla terra perché la lavorasse. E quando, fin dai primi tempi, al tempo di San Paolo, quando alcuni cristiani avevano interpretato male certe espressioni del Signore, in cui pensavano che fossero venuti gli ultimi tempi, ormai era prossima la venuta del Signore, la fine del mondo, e con questa scusa non lavoravano, ed erano a carico della comunità, vivevano alle spalle degli altri. San Paolo energicamente reagisce, fino a dire: se qualcuno di voi non lavora, nemmeno mangi. L'uomo ha il dovere di collaborare con la provvidenza di Dio, con la propria iniziativa, col proprio sforzo, certo, perché col peccato è entrata nel mondo la fatica. E molte volte è per non far fatica che noi non ci impegniamo ad affrontare la nostra vita anche nelle sue necessità materiali. E allora ecco un primo pensiero e un primo esame di coscienza e anche dei primi propositi che possiamo fare. Ci domandiamo: ma io come sto collaborando con la provvidenza di Dio? E non possiamo portare la scusa che magari qualcuno di noi può anche vivere di rendita, come si dice. Non ha bisogno di lavorare, no, no. Perché noi siamo chiamati a collaborare alla provvidenza di Dio anche per il bene di tutta la comunità. E quindi abbiamo il dovere di avere un lavoro, un'attività, una professione in cui noi mettiamo la nostra collaborazione utilizzando i doni di Dio, i doni di intelligenza, i doni di capacità, di iniziativa, di impegno di cui siamo capaci, anche quando costa sacrificio. E non basta arrivare ad avere un lavoro per collaborare alla provvidenza di Dio. Occorre poi esercitarlo onestamente, quel lavoro. E questo è un altro modo con cui noi manchiamo agli appuntamenti con la provvidenza di Dio. Quando uno non esercita onestamente il proprio lavoro, non amministra onestamente le cose, non lavora secondo il suo dovere, non compie la sua attività e la sua professione con coscienza. Tutto questo è offesa alla provvidenza di Dio. Tutto questo è in corrispondenza alla provvidenza di Dio. E quindi, fratelli miei, dobbiamo davvero metterci davanti al Signore che dice: date voi da mangiare. Avete sentito la frase di Gesù? Erano gli apostoli, negli altri evangelisti dicono che sono stati gli apostoli a far notare a Gesù che ormai l'ora era tarda e che era opportuno licenziare la folla, perché tra l'altro molti venivano da lontano, erano giorni che erano in viaggio, avevano lasciato il lavoro, la loro famiglia, le loro attività, avevano bisogno. E il Signore dice: no, date voi da mangiare. E gli apostoli, che si guardano in faccia, dicono: Filippo osserva che neanche una somma enorme di 200 denari servirebbe a dare un pezzo di pane a ciascuno, erano migliaia di persone.
E Andrea, di supporto, dice: c'è qui un bambino che ha 5 pani, forse era venuto da poco, si era portato un po' di provviste, ma che serve 5 pani per tutta questa folla? E Gesù non dice: sì, hai ragione, 5 pani, che cosa? No, portameli qua. Fratelli miei, quando il Signore attende la nostra corrispondenza alla sua provvidenza, anche se noi siamo, è la nostra pochezza, anche se quello che possiamo fare o che sappiamo fare è poca cosa, ma Dio non ci esonera dalla mettere in atto tutto quello che possiamo fare, anche se fosse la nostra povertà, la nostra debolezza. E davanti a quella pochezza di pani, Dio opera il miracolo, fa leva su quella pochezza per sfamare migliaia di persone. Fratelli miei, la provvidenza di Dio fa leva sul nostro apporto, per quanto povero possa essere, ma fa leva sulla nostra corrispondenza per assicurare all'umanità tutto ciò che è necessario per la propria sussistenza. E allora non dobbiamo nasconderci dietro le nostre incapacità o le nostre povertà o magari le cose che sono andate male. Certo, ci sono persone che sono in condizioni dolorose, in condizioni di necessità, non per colpa loro, per le vicende della vita, per la salute, per l'inganno di altre persone. Certamente ci sono fratelli nostri che sono in necessità, non per colpa loro, e questo certamente è un fatto che dobbiamo, ma guardate che Dio non abbandona mai, e quando uno si comporta onestamente e fa tutto il possibile per affrontare la propria vita con la sua intraprendenza, quando uno mette tutto quello che può mettere, Dio non abbandona mai, perché Dio è sempre puntuale agli appuntamenti della sua provvidenza con la corrispondenza dell'uomo, sempre. Mai è successo che Dio abbandoni colui che ha fede in Lui, che si affida a Lui e che ha messo tutto quello che può mettere. Ebbene, il Signore opera questo miracolo, però chiede la collaborazione, per quanto piccola, per quanto povera, dei suoi apostoli: portatemi questi 5 pani. E quindi è un motivo di riflessione da parte nostra per domandarci davvero se operiamo come Dio vuole, se ci comportiamo nel nostro lavoro, nella nostra professione, nella nostra attività, con la rettitudine, con la corrispondenza, con la onestà che deve mettere un cristiano che collabora con la provvidenza di Dio. E poi l'altro pensiero conclusivo, breve, quello che Gesù, avete sentito, fa raccogliere gli avanzi. Nella nostra società consumistica, dicevamo prima, sono molti i resti che buttiamo, lo spreco, il disprezzo anche delle cose piccole in fondo. 12 sporte di mozziconi di pane hanno raccolto, quello che noi butteremo via. I nostri vecchi, qualcuno di voi forse lo ricorda, quando cadeva un pezzo di pane lo raccoglievano e lo baciavano, perché era un omaggio alla provvidenza di Dio. E se qualche volta andava perduto qualche pezzo di pane, avevano lo scrupolo di aver mancato contro Dio e contro la sua provvidenza. Ebbene, non disprezziamo le cose piccole. Non disprezziamo anche una vita più austera, fratelli miei, più austera. Sappiamo utilizzare fino in fondo i doni di Dio, anche fino all'ultima possibilità noi dobbiamo utilizzare. Non dobbiamo buttare via degli avanzi, né di cose materiali e nemmeno avanzi di tempo, avanzi di iniziativa nostra. Avanzi di qualche cosa che potremmo dare ancora e che magari siamo tentati a non dare. Quell'ultimo sorriso di una madre di famiglia stanca per la sua attività quotidiana. Quella puntualità di quell'impiegato che mette la sua attenzione, la sua dedizione nel suo servizio.
quel piccolo servizio che ancora possiamo fare in favore di chi ci sta vicino e che magari siamo tentati a dire, ben ormai ho fatto tanto. Dare fino in fondo tutto ciò che possiamo dare. Utilizzare i doni di Dio fino all'ultima possibilità. Non disprezzare le cose piccole, non buttare gli avanzi della nostra attività, del nostro tempo, della nostra vita. Sono, se volete, pensieri di riflessione che ci servono. Poco varrebbe se fossimo qui a ragionare sulla fame nel mondo e sulla situazione in cui certi popoli, certi fratelli nostri sono e per le quali certamente dovremmo fare qualche cosa se non altro chiedere che Dio abbia pietà di noi e magari vedere anche concretamente se noi possiamo fare qualche cosa, ma sono problemi che si risolvono a livello mondiale, certo. Dovrebbe sparire di più l'egoismo, il tornaconto personale. Ma se vogliamo invece ricavare un frutto più vicino alle nostre possibilità, ecco, come stiamo corrispondendo alla provvidenza di Dio. Sto facendo tutto quello che posso fare perché il Signore possa compiere i Suoi miracoli nella vita di tanti fratelli miei. E come sto utilizzando i doni di Dio, trafficandoli fino in fondo, senza buttare niente di quello che Dio mi mette a disposizione.